Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara, la vigilia di Salernitana Pescara, mentre si sta giocando a Venezia il primo dei due anticipi di questa giornata, la quarta del girone di andata nel campionato di Serie B. Siamo al 24esimo, Venezia e Spezia sono sul parziale di 0-0. La Venezia aveva violato il campo del Bari nell'ultimo turno, lo Spezia invece era riuscito ad agguantare il primo successo stagionale nel derby con l'Entella. Alle 21 si affronteranno Cesena e Avellino. Il resto del programma lo vediamo insieme con l'ausilio di Dino D'Angelo in regia. Brescia-Provercelli, tutte partite che si giocheranno naturalmente domani con inizio alle 15. Brescia-Provercelli, Cremonese-Carpi, Empoli-Ascoli, Entella-Ternana, Foggia-Palermo, Frosinone-Bari, Novara-Cittadella-Perugia-Parma e poi Salernitana-Pescara, di cui ci occupiamo diffusamente quando sono le 20:32. Torna la nostra esclusiva, il nostro Enrico Giancarlo ne ha approfittato alla vigilia di questa partita per testare l'umore dello spogliatoio. Una partita sicuramente molto importante, si gioca tanto Bollini, il tecnico dei campani, a prescindere dalle smentite di rito, perché il DS Fabiani proprio all'inizio di questa settimana, dopo la sconfitta patita nell'ultimo turno di campionato dalla formazione Granata, appunto, che ha perso 1-0 sul campo del Carpi, Fabiani aveva detto: in caso di insuccesso con il Pescara saranno assunti dei provvedimenti. Il chiaro riferimento era la guida tecnica. Poi, ritrattate queste dichiarazioni a distanza di 48 ore, lo stesso Fabiani ha dichiarato testualmente: le mie parole non erano riferite al tecnico Alberto Bollini, che riscuote la nostra totale fiducia. Naturalmente è un film già visto, sicuramente Bollini si giocherà molto nella partita di domani inizio ore 15, l'arbitro è La Penna di Roma 1. E allora andiamo ad ascoltare il primo dei due giocatori intervistati dal nostro Enrico Giancardi, ovvero Valzania. In questi anni abbiamo fatto trasferte di Perugia che magari per errori nostri o comunque sia così non abbiamo fatto benissimo. La scorsa dovevamo gestirla meglio sul nostro vantaggio, che era un vantaggio importante, e secondo me abbiamo fatto una buona settimana in cui abbiamo lavorato, quindi stiamo prendendo sempre più magari conoscenza dei meccanismi, e quindi secondo me questa trasferta, questa partita ci serve un po' come rilancio. Si parla tanto di Valzania e a questo punto è ora di giocare, no? Io nel senso, magari all'inizio un pochino, diciamo che non dico l'ho pagato, però nel senso, cioè, magari ci ho messo un pochino per entrare nei meccanismi che voleva il mister. Penso che adesso nel senso sia pronto, comunque anche fisicamente sto bene, quindi aspetto la mia occasione, nel senso il mister comunque sia ora magari in mente la sua formazione nell'ultima, che comunque sia può essere che stiamo facendo bene, anche se magari non stia raccogliendo tutti i punti. Però io sto lì alla finestra, continuo comunque a lavorare e appena c'è l'opportunità spero che mi metta dentro e spero di far bene. Per chi non ti conoscesse, chi è Luca Valzania? Sono un ragazzo comunque sia giovane, che però ormai diciamo un po' di esperienza ce l'ha, comunque ho alle spalle due campionati di B, quindi diciamo, nel mio piccolo una piccola esperienza me la porto dietro. E nel senso, io sono a disposizione sia della squadra che del mister ovviamente, e devo essere anch'io pronto sia mentalmente che fisicamente, perché so che il mister chiede tanto e so che nel senso so che posso anche farlo, quindi nel senso su quello lì ne sono consapevole, e quindi nel senso spero che quando ci sia la mia occasione di far bene e poi di continuare a giocare, perché me lo merito. Così dunque Luca Valzania, quando sono le 20:35, Luca Valzania, centrocampista classe 96, è arrivato in prestito dall'Atalanta lo scorso anno, un buon campionato in B con il Cittadella, ma ha giocato in il torneo cadetto anche nelle fila del Cesena, dove tra l'altro qualche anno fa ha anche esordito in Serie A. E allora, proprio Valzania, che è stato intervistato da Enrico Giancarlo, potrebbe giocare, usiamo il condizionale, quanto mai
mai di rigore. Domani nel reparto nevralgico, infatti, insidia la maglia a Koulibaly. Questo dovrebbe essere il ballottaggio, mentre Bovo e Balzano si preparano al debutto stagionale con il Pescara. Balzano a distanza di qualche anno, Bovo ha giocato anche lo scorso anno in Serie A, finora neanche una presenza per tanti motivi e soprattutto per problemi di natura fisica. Dunque domani Bovo e Balzano probabilmente dal primo minuto, dunque gli esclusi dovrebbero essere a questo punto Coda e Mazzotta. Non ci dovrebbero essere altre novità, abbiamo già detto di Balzania che insidia la maglia titolare a Koulibaly. Davanti Benalì in vantaggio su Capone, con Pettinari, Rede Bomber, 6 gol le prime 3 partite, 2 triplette in appena 3 giornate. Naturalmente il talento napoletano Nando Del Sole. Ed ora andiamo ad ascoltare un altro protagonista del Pescara stagione 2017-2018, ovvero il portiere Mirko Pigliacelli. Hai, diciamo, ribaltato quelle che erano le gerarchie da giugno. Fiorillo sembrava intoccabile, invece adesso la maglia numero 1 è saldamente sulle tue spalle. Per Zeman sei intoccabile. Beh, diciamo la maglia numero 22, dai. No, a parte le battute, no, stiamo lavorando bene tutti, sto lavorando bene e sono contento, insomma, che il mister in queste partite mi abbia dato la possibilità di partire dall'inizio. Niente, per quanto riguarda, insomma, il gruppo, la squadra, vorrei, insomma, sottolineare che stiamo dando tutti il massimo. Che rapporto hai con Fiorillo? Beh, è un rapporto ottimo, già l'ho detto più volte, perché comunque ci conosciamo da parecchi anni, io ho grande stima in lui, ci alleniamo insieme ormai da 2-3 anni e ci troviamo, insomma, sempre bene. Anche fuori dal campo, insomma, si parla spesso, è un rapporto ottimo. Quando hai capito che Pescara era la tua destinazione quest'estate? Beh, io ho capito che Pescara è la mia destinazione 3 anni fa, tre o 4 anni fa, quando ho firmato il primo contratto qui. Poi per varie motivazioni, insomma, sono andato un po' in giro in prestito, ma io ho sempre saputo di voler rimanere qua e stare qua. Zeman, come ti ha convinto quest'estate? Beh, penso che non c'era bisogno di una convinzione vera e propria, cioè dopo che una società ti dice che fai parte del progetto, ti rifà il contratto, penso che non servano tante altre parole. Poi è normale, grazie al mister, col gioco, insomma, che piace fare al mister, sicuramente è stato uno stimolo in più. L'ultima, Salerno, tappa fondamentale? Beh, fondamentale no, perché siamo alla quarta partita, quindi ne mancano ancora tantissime. Sicuramente sarà una partita importante, una partita dove dovremo dare tutto, dovremo dare il massimo, ma non è una partita, è una partita importantissima, ma non fondamentale per il campionato, ne mancano ancora tante. Ricordiamo anche lo score della Salernitana, che aveva pareggiato a Venezia nella giornata inaugurale. Poi il pirotecnico 3-3 in casa contro la Ternana, era un posticipo, tra l'altro Ternana sempre avanti, Salernitana costretta a rimontare, ce l'ha fatta poi nel finale con un rigore trasformato da Luigi Vitale, tra l'altro ex giocatore del Lanciano stagione 2007-2008, e poi la sconfitta maturata a Carpi che è la grande rivelazione di questo avvio di campionato. Siamo solo alla terza, quarta giornata da domani del torneo di Serie B, però il Carpi sta facendo la voce grossa, il Carpi è a punteggio pieno con 9 punti, un Carpi tra l'altro rivisitato in estate dalla società, sono arrivati tanti nuovi giocatori, tra i quali c'è anche Davide Vittorini del Pescara, e soprattutto un nuovo allenatore, Antonio Calabro, che lo scorso anno ha fatto molto bene nella Virtus Francavilla nella ex Lega Pro, l'attuale Serie C, classificandosi al 5º posto. Ci dobbiamo fermare per pochi istanti, restate con noi. Le 20:41, ancora in diretta su Rete 8 Sport, anteprima Pescara. Intanto siamo al 35esimo, il primo anticipo della quarta giornata di Serie B, Venezia 0, Spezia 0, ma il Venezia in 10 uomini, in 2 minuti, nel breve volgere di 2 minuti, è stato ammonito, quindi ha preso 2 ammonizioni il centrocampista del Venezia, l'esperto Bentivoglio. Dunque Venezia in 10 uomini, 0-0 al 35esimo della ripresa
l'altro posticipo alle 21 tra poco meno di 20 minuti di fronte Cesena e Avellino. La presentazione della sfida Salernitana-Pescara, abbiamo detto qualcosa già del Pescara. Nella Salernitana spicca l'assenza di Leonardo Gatto, lesione muscolare di primo grado, ancora ai margini Rosina, per Ogier solo panchina il giocatore della Salernitana. Ogier appunto è affetto da pubalgia. Il servizio, le probabili formazioni e soprattutto i brani più significativi della conferenza stampa di Zdenek Zeman. La matrice zemaniana non è ancora riconoscibile, consapevole lo stesso tecnico boemo, che torna per un attimo sulla partita disputata con la Frosinone, confermando la sua proverbiale onestà intellettuale. Torno alla mia frase famosa: il risultato è casuale, prestazione no. E penso che 3-0 nostro non corrispondeva a quello che succedeva sul campo. Manca qualcosa, nel senso che io ho la squadra nuova, Frosinone è quello che ha fatto gli stessi punti di Verona, ve lo ripeto, è una squadra che gioca insieme da tempo, noi stiamo cominciando, io penso che abbiamo grossi margini di miglioramento, ma solo stando insieme e provare. Quindi Zeman si sofferma su alcuni singoli. A Brugman, per esempio, manda un messaggio inequivocabile. E poi Ben Ali, Canute e Koulibaly. Brugman si sta calando in questo nuovo ruolo, perché insomma ha anche rilasciato delle dichiarazioni, direi, piuttosto eloquenti in merito, no? Perché ha detto: nuovo ruolo non l'ho ancora capito. Dal mister ricevo indicazioni diverse di domenica in domenica. Per me non può fare regista, nel senso che non mantiene posizione, a lui ci piace, è un giocatore offensiva e ci piace attaccare. Da registi di solito che attaccano poi lasciano scoperto qualcosa. Lui è uno che piace tecnicamente, è bravo, si distingue per eleganza sul campo e quindi si pensa che può fare tutto. Ma una squadra non è fatta solo su eleganza e su tecnica. Su Ben Ali è un giocatore che ha delle qualità tecniche, non ha grosse qualità in fase difensiva, e per me un centrocampista deve sapere anche difendere. Che sinceramente conosciamo poco, no? Per ovvi motivi. Più un centrocampista centrale o una mezzala? Lui è più regista. Lui è venuto qua, hanno fatto provino con Koulibaly, come Canute è più tecnico, sa stoppare la palla, sa giocare la palla. È passato provino Canute e non Koulibaly. Quindi differenza è più sul piano tecnico che sul piano fisico. Koulibaly però è uno che ha giocato con noi l'anno scorso, ha giocato, quindi sa in questo momento più di Canute come ci si deve comportare. Il tecnico di Praga è anche l'ex più atteso della sfida di Salerno. Un ottimo sesto posto nel 2002 in B, Vignaroli vice capocannoniere con 20 gol, ma anche un esonero a metà campionato della stagione successiva. Come di consueto, nessuna indicazione sull'11 che scenderà in campo. Proviamo ad ipotizzarlo. Bovo e Balzano le novità sostanziali, conferma per Crescenzi e per Rotta. Centrocampo, Koulibaly in vantaggio su Valzania e Canute. Davanti il tridente del sole Pettinari Ben Ali. Qualche chance a dire il vero per Capone, in questo caso ai margini il calciatore anglo-libico. Indisponibili Palazzi, Lattelat, Mancuso, Campagnaro, Elisalde e Fornasier. Per contro in bilico, al di là delle smentite di rito, la posizione di Alberto Bollini, tecnico dei campani. Costretto a rinunciare a Gatto, lesione muscolare di primo grado, Rosina, l'ex Rizzo e Cicerelli. Al massimo panchina per Ogier, affetto da pubalgie. 4-3-3, ma con una variante sostanziale. L'ex Pucino esterno alto, il probabile 11. Radunovic tre pali. Perico, Tuia, Bernardini e Vitale in difesa. Minala, Ricci e Della Rocca centrocampo davanti. Pucino e Sprocati a supporto di Bocalon. Il piano tattico di Zeman, nessuna deroga al suo credo. Pressione alta.
cosa che finora in realtà è riuscita di rado. Per me, se aspettiamo troppo, diamo campo all'avversario, ci metteremo in difficoltà. Così dunque Zdenek Zeman prima del servizio su alcuni dei precedenti tra Salernitana e Pescara allo stadio Arechi, una notizia importante per coloro che andranno a seguire il Pescara a Salerno. La questura di Salerno ha indicato e raccomandato che gli eventuali pullman e mezzi privati della tifoseria biancazzurra dovranno percorrere il seguente itinerario: A30 Caserta Salerno, barriera autostradale Mercato San Severino, raccordo autostradale Avellino Salerno, imbocco A3 Salerno Reggio Calabria con uscita Ponte Cagnano, innesto tangenziale direzione Salerno, uscita zona industriale Stadio Arechi, via Wenner, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, curva nord dello Stadio Arechi, dove è prevista un'apposita area per il parcheggio degli automezzi della tifoseria ospite. Per la stessa circostanza la questura di Salerno indica inoltre alla tifoseria di non utilizzare i treni, in quanto la stazione ferroviaria dista oltre 7 km dallo stadio e non esistono collegamenti in pullman. 20:47, andiamo a rivedere qualche precedente tra Salernitana e Pescara, ne sono tantissimi, naturalmente abbiamo estrapolato quelli più interessanti degli ultimi anni all'Arechi di Salerno. Vediamo. All'Arechi di Salerno 32 confronti, 20 successi granata, 6 pareggi, altrettante vittorie della Pescara. La prima nella stagione 60-61 Serie C, match winner Meregalli. La seconda sempre in C ma in rimonta, 1982-83, vantaggio di Fracas, pari di Cerone, autogol di Giovannone. A fine stagione fu promozione in B per l'11 del compianto Tom Rosati. Trascorrono 8 anni, Serie B 90-91, in crisi il Pescara di Galeone, subentrato nel girone di andata a Mazzone, risorge all'Arechi, netto e perettorio 3-0. Nelle immagini, errore di Di Sarno, retropassaggio avventato, capisce tutto Totò Martorella che elude l'uscita di Battara e sblocca il punteggio nella ripresa. Gelsi, Bibi, Edmar, azione bellissima, volée del brasiliano e rete del raddoppio. Nella finale il Tris, Gelsi apparecchia per Bibi, gran controllo e sinistro, Battara si oppone ma non basta, tapin di Caffarelli. Nel torneo cadetto Salernitana e Pescara tornano ad affrontarsi nella stagione 94-95, da una parte Delio Rossi, fresco vincitore della C con i campani, dall'altra Franco Oddo, 20.000 spettatori, grande protagonista il giovanissimo Morgan De Sanctis che dice no alle conclusioni di Pisano e Breda. Baldi firma il momentaneo sorpasso annullato nella ripresa proprio da Giovanni Pisano, centravanti biancazzurro nella stagione 98-99. L'anno dopo, gennaio 96, la partita che i tifosi ricordano con più soddisfazione, Gelsi apre le marcature con un destro dei suoi, perla di Federico Giampaolo, assolo fantastico con lo zampino di Dario Di Giannatale. Primo posto in classifica, fine girone di andata, altra storia purtroppo nel girone di ritorno. Una salvezza centrata nelle ultime giornate tra veleni interni, polemiche e ribaltoni in panchina. Quindi 4 KO consecutivi, debordante il 5-1 di 20 anni fa, stagione 97-98, ma anche due blitz biancazzurri, 2003-2004, doppietta di Fabio Alteri, allenatore Ivo Iaconi, e sempre B, campionato 2004-2005, allenatore Gianni Simonelli, 0-2, gol di Terra e Job. Ultimo precedente, febbraio 2016, pari, rimpianti e pioggia di emozioni, vantaggio di Massimo Coda, 1-1 di Lapadula, espulso Caprari, sorpasso di Daniele Verde assistito da Gianluca Lapadula, Fiorillo neutralizza il penalty calciato da Coda nel finale 2-2 di Alfredo Donnarumma. Eccoci qui, allora 20:53, abbiamo ancora qualche minuto per approfondire tutti i temi, se vogliamo, tattici legati a questa partita. Intanto saluto e ringrazio Giovanni Tontodonati del quotidiano Il Centro.
Ciao Massimo, un saluto a tutti i telespettatori. Ciao Giovanni, ti abbiamo distolto per un attimo dal lavoro. Siamo al 47esimo a Venezia, 0-0, dunque siamo in pieno recupero di questa partita. Altri due, poi ci sarà il triplice fischio del direttore di gara, ma il Venezia dal 71esimo, come saprai Giovanni, è in 10 uomini, è stato espulso nel breve volgere di 2 minuti, 2 ammonizioni per l'esperto centrocampista Bentivoglio, che era andato tra l'altro anche a segno nella partita vinta dalla Venezia a Bari nell'ultimo turno. Allora, veniamo a noi, il Pescara, novità sostanziali, Bovo e Balzano, siamo d'accordo o no? Massimo, io ho qualche dubbio, perché Zeman oggi è stato abbastanza critico, ha provato tante situazioni, secondo me c'è ancora un ballottaggio tra Coda e Bovo, mentre più probabile secondo me l'ingresso di Balzano dal primo minuto. Staremo a vedere, anche perché Pescara poi sarà impegnato anche martedì, quindi secondo me Zeman farà un discorso un po' legato anche al turnover. Staremo a vedere, però non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Frosinone. Questa è un po' la novità che è emersa oggi. Ci aspettavamo almeno 3-4 cambiamenti, probabilmente anche l'infortunio di Palazzi ha un po' rallentato questo processo, perché secondo me Palazzi avrebbe giocato titolare a Salerno, una partita comunque difficile contro una squadra aggressiva che sta attraversando un periodo di difficoltà, con Bollini sotto esame, diciamo così, però è sempre una trasferta ostica. Sì, assolutamente, la Salernitana non ha ancora vinto in campionato, abbiamo già detto 2 pareggi e la sconfitta di Carpi, che ha fatto infuriare evidentemente il management della Salernitana con dichiarazioni rese dal DS Fabiani e poi puntualmente ritrattate a distanza di 48 ore, però insomma è un classico nel calcio, no, se vogliamo. Sì, assolutamente, a me sembra un po' prematura, no? Certo. Questo discorso, perché dopo 3 partite Bollini comunque ha fatto bene l'anno scorso. Ne parlavo oggi con un collega che è intervenuto nella nostra diretta Facebook, che è Michele Spiezza della città di Salerno. Lui diceva che la Salernitana comunque non è molto inferiore rispetto alla squadra dell'anno scorso. Secondo me in attacco è nettamente inferiore, dopo aver perso Coda e Donnarumma. Però lì le aspettative sono tante, Massimo, come del resto sono eccessive, forse qualche volta anche qui a Pescara, no? Quando la Salernitana è in B, stesso discorso per quanto riguarda il Pescara, si punta sempre alla vittoria, cioè loro si aspettano un campionato di vertice. Secondo me insomma non sarà così, perché la qualità della rosa non mi sembra eccessa, soprattutto in difesa. Il riferimento che faceva il collega di Salerno, i dubbi che hanno riguardano proprio la difesa. Assolutamente, intanto vediamo inquadrato proprio Alberto Bollini, che è un po' legato alla storia giovanile del Pescara, perché vinse nel 2001 la guida della Lazio Primavera, uno scudetto nella finalissima di Iesi contro una straordinaria squadra allenata da Cetteo Di Mascio, che fece davvero un miracolo. Mancava solo la ciliegina, la classica ciliegina sulla torta, quella Lazio era fortissima, c'erano giocatori come Domizzi e Berrettoni, e vinse 2-0, stiamo parlando di qualcosa come 16 anni fa. Tornando al Pescara, quindi non ci sbilanciamo, diciamo che ci potrebbero essere 1-2 novità, Bovo, Coda, ballottaggio, Balzano sembra invece certo, l'impiego al posto di Mazzotta, ancora i margini però Zampano. Sì Massimo, probabilmente, perché comunque servirà forse la maggiore fisicità di Crescenzi, parlo chiaramente della fase difensiva, rispetto a Zampano, che ha commesso qualche errore in questo cambio di campionato in fase difensiva, come del resto anche nella passata stagione in Serie A. E poi secondo me verrà riproposto Zampano contro l'Enterla. Senti, invece a metà campo, tra l'altro oggi devo dire che Zeman è stato chiarissimo come non mai, no? Su alcuni singoli, su Brugman, su Ben Ali, su Koulibaly, su Konaté, insomma, come ti è sembrato? Chiarissimo, è stato proprio tranciante. Sì, tranciante. Da vero. Settimane che parliamo, non soltanto noi Massimo, ma anche tanti addetti ai lavori, del ruolo di Brugman e dello stesso Ben Ali. Lui ha detto no, Brugman non può fare il regista assolutamente, perché perde spesso la posizione, ho bisogno di un giocatore che occupa invece quello spazio e non sbilanci la squadra. Per quanto riguarda Ben Ali la stessa cosa, ha detto non può giocare a centrocampo perché non sa difendere. Parole inequivocabili e chiarissime.
Assolutamente. Senti, per quanto riguarda invece la Salernitana, anche qui insomma c'è qualche dubbio, grazie ai colleghi di Salerno siamo riusciti a mettere su una formazione, la facciamo vedere, dovrebbe trattarsi sostanzialmente di un 4-5-1, perché notiamo la presenza di Pucino e Vitale, ma non so se Pucino giocherà terzino sinistro e Vitale esterno alto, però poco importa, insomma alla fine ci saranno Perico, Tuia, Bernardini e Vitale. Pucino nel reparto arretrato, Ricci, sì. Minala e Della Rocca a metà campo, Pucino Vitale con Bocalon e Sprocati in attacco, ma in realtà è un 4-5-1, mi pare chiaro, no? Beh, assolutamente Massimo, insomma Vitale è un terzino sinistro, spinge molto per carità, Pucino è un terzino destro, utilizzato a sinistra anche nella sua esperienza a Pescara, però si tratta di comunque di due difensori. La notizia è il forfè di Gatto, no? Sì, l'avevamo detto ieri Massimo che era in dubbio, no? Invece dovrà stare fermo addirittura un mese, quindi sì. Esami. Lesione muscolare di primo grado. Sì, una lesione muscolare di primo grado, che chiaramente cambierà anche l'atteggiamento della squadra, perché Gatto è un vero e proprio attaccante esterno, no? L'abbiamo conosciuto a Lanciano. Senti Giovanni, l'ultima, perché lo stadio Arechi domani sarà rigorosamente blindato, diciamo così, sembra di andare ad assistere a una guerra, ma non è così, insomma, cerchiamo sempre di stemperare i toni, però purtroppo lo stadio Arechi domani sarà blindato, intanto hai notizie circa l'affluenza di spettatori da Pescara, quanti ne saranno più o meno di tifosi? Ma saranno meno di 300 da quello che sappiamo noi, Massimo, per un totale di circa 9.000 spettatori, che non sono tantissimi per una piazza come Salerno, No, una prevendita fiacca, diciamo che queste prime giornate hanno spento un po' l'entusiasmo dei tifosi della Salernitana. Perfetto Giovanni, grazie per il tuo prezioso contributo, buon lavoro. Serata. Buon lavoro a Giovanni Totto Donati, collega del quotidiano Il Centro. Si è concluso il primo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B. Il Venezia è impattato in casa con lo Spezia negli ultimi 20 minuti, Venezia in 10. Nel breve oggi di 2 minuti, 2 munizioni per Bentivoglio. Dunque il Venezia di Pippo Inzaghi è rimasto in 10, ha giocato gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica. È finita dunque 0-0 tra Venezia e Spezia, mentre il Cesena tra pochissimo, anzi no, è già in campo perché sono le 21, in campo contro l'Avellino. Domani il resto del programma ci soffermeremo, neanche a dirlo, su Salernitana Pescara. Domani collegamenti a Salerno con il nostro inviato Enrico Giancarli, diretta calcio che comincerà intorno alle 14:15 con Marco Tontodonati, il suo staff. Naturalmente a seguire, dopo le interviste in diretta, alle 20, appuntamento per la disamina della partita con Gianluca Colonnello su Rete 8 Sport. Dunque consueto approfondimento domani sera alle 20. Grazie a Dino D'Angelo in regia, voi per l'attenzione, grazie ancora e buona serata.